per partire il Dolomiti Express e noi non ce lo possiamo perdere, perché ci porterà in centro Feltre a scoprire cosa il comitato DOP di Feltre, dei commercianti, ci ha preparato e mette in serbo per noi per questo Natale 2017. Andiamo? Scesi, fermata centro di Feltre, tutto illuminato per questo Natale 2017. Qui ad attendermi Sabrina Vellumat. Sabrina Vellumat, che è il presidente, salutiamo il trenino, che è la presidente del comitato Feltre DOP, un comitato di commercianti. Cos'è questo comitato Feltre DOP? Il comitato Feltre DOP nasce da una sinergia molto interessante, perché nasce dal basso. È vero, sì, nasce dalla volontà di alcuni commercianti di animare e rianimare la propria città, rivitalizzandola con manifestazioni come quelle che poi andremo a vedere. Ma è stato bellissimo vedere che all'interno di questa pulsione spontanea e volontaria si siano associati anche tanti cittadini, associazioni, mondo del volontariato, guide turistiche, e si è creato da qui un piccolo mondo che è cresciuto, 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 espanso, fino al punto che il comitato ha raggiunto prima una collaborazione col consorzio Dolomiti Prealpi e poi con il comune di Feltre. Il tutto per realizzare un Natale a Feltre che sia accogliente e allegro e che animi la città. Natale 2017, quali idee ci sono in ballo e quali prospettive? Natale è partito a Feltre il 25 di novembre con l'illuminazione che vediamo essere completa, una Feltre che si presenta a festa dalla periferia fino al centro, fino addirittura a Piazza Maggiore in via Mezzaterra, e quindi vuole accogliere le persone. Le accoglie con le luci, le accoglie con la festa, le accoglie con tanti eventi. E gli eventi sono tanti e pensati soprattutto per i più piccoli, e quindi si è partiti con un mercatino di baratto dei bambini, di giochi che i bambini potevano barattare con i propri banchetti, capendo così l'importanza dello scambio, del regalo. Poi possono giocare come in questi giorni, oggi e domani, al centro della manifattura, con giochi di una volta e appunto giocare in compagnia in piazza, che questa è una cosa che un po' si è persa. E poi abbiamo illuminato i due grandi alberi della città, e anche questi sono stati illuminati grazie al lavoro dei bambini. E sono le scuole dell'Istituto Comprensivo di Feltre, l'Istituto Canossiano e della Scuola dell'Infanzia di Foen che si sono adoperate per rendere il nostro albero qualcosa di speciale, perché lo vedremo poi, l'albero è fatto di tante stelle, ogni stella è fatta da un bambino e ogni stella racchiude un messaggio. Al centro, in cima, una stella che è la più importante di tutte, e un ricordo a Serena, e un ricordo fatto da tutti noi per la nostra amica Serena. E poi cosa succederà in questi giorni? Si succederanno diversi tipi di concerti. Questa sera un gospel con artisti d'eccellenza di fama internazionale che animeranno il centro commerciale Le Torri, e di seguito domani la tombola di Babbo Natale, una tombola dove l'estrazione farà proprio da Babbo Natale, che ci regalerà dei doni, ma ci farà vivere esperienze particolari con giocolieri e animazioni varie. E nella giornata poi nella prossima settimana si entra nel vivo del Natale, e si entra proprio in maniera molto vitale e viva, perché si inizia con un concerto rock. Questa è una novità, sì, venerdì prossimo, che è la sera del 15, dalle 21 alle 23 in Piazza Isola, il gruppo un gruppo Pink Armada, è un gruppo di 5 ragazze molto famose, insomma, del Triveneto, animeranno e vivacizzeranno la nostra piazza con un ritmo vitale che è loro. Una delle novità di questo Natale 2017 è anche un presepio vivente che illumina ancora di più questo centro storico di Feltre.
Anche il presepe racchiude in sé la chiave di lettura comune che è questo Natale. Facciamo partecipare i cittadini, le scuole, le associazioni e tutte le persone che vogliono a creare il proprio Natale e a viverlo insieme. E quindi il presepe inizierà con una fiaccolata e si partirà dal Sagrato del Duomo, come da tradizione si vuole, e di Feltre alle ore 20. Lì si assisterà a un concerto del gruppo Sintagma, per poi procedere in questa fiaccolata fino a Piazza Maggiore, dove questo gruppo di pastori vedrà rappresentare la Natività. E anche qui, grazie alla collaborazione spontanea di tanti ragazzi giovani che vivono e rivivono insieme il momento della nascita di Gesù e festeggiano insieme il Natale. Oggi dove ci porti? Oggi ti porto a fare una bella passeggiata per la nostra bella Feltre, per farti vedere gli spettacoli che ci sono e soprattutto per divertirci un po', cosa dici? Andiamo allora, andiamo che non vediamo l'ora di vedere! Natale significa dolcezza, ma significa anche solidarietà. Certo, noi ogni anno cerchiamo di fare un mercatino natalizio, di solito lo facciamo a Belluno, quest'anno l'abbiamo aperto anche a Feltre per raccogliere fondi per un nostro progetto del Soar Optimist del club Belluno Feltre. Soar Optimist, se ci vuole dire qualcosa di più? È un'associazione di donne con varie professionalità impegnate per cercare di fare progetti per migliorare la condizione delle donne e dei bambini. In questo caso stiamo raccogliendo i fondi per migliorare l'aula d'ascolto protetta che si trova presso la Procura di Belluno. In lontananza dei campanacci, eccoli qui, il coro Vece Voci di Feltre, bellissimi, tutti vestiti da Babbo Natale, sono qualcosa di meraviglioso. Andiamo a fare un giro di nomi e conosciamoli tutti. Macariaga Alberto. Alberto. Marco. Marco. Mario. Diego. Slongo Luigi. Nonno Rick. Gianni. Celso. E il maestro Giovanni. Grazie per il maestro. Solo un artigiano. Solo un artigiano. Mi racconti un po' la storia di queste Vece Voci di Feltre. Le Vece Voci sono un coro di amici che non va in giro a far musica, ma va a fare animazione. E allora noi andiamo specialmente nelle case di riposo, dove qualcuno ha bisogno così di passare una mezz'ora in allegria per fare il carnevale, per fare tante robette, e così noi siamo felici di cantare così a Recia. Oggi cosa ci cantate? Oggi cantiamo la Belotta, che è un canto feltrino che pochi conoscono, che tratta di una monticazione, e poi canteremo la Wedding, che è la traduzione dal tedesco Tannenbaum. Ecco, ascoltiamoli, il coro Vecchie Voci di Feltre. E barba barbevo, entro la canal, se si può passar, senza farsi mal. Barba barbevo, entro al canal, se si può passar, senza farsi mal. Quando saremo alla croce a... Con Anthony Corso, Caffè Roma, un Natale tutto nuovo qui a Feltre. Eh sì, un bel Natale dove ci sentiamo un po' tutti più uniti. Speriamo che in questo viaggio adesso, dove tanti hanno aderito a questo comitato, si prolunghi anche nell'estate e che venga, come si può dire, un clima più congruo a quello che è l'aspetto anche del commercio, perché alla fine tutti uniti si fa la forza, giustamente. Scusi, io ho una domanda per lei. Ad accendere? Certo, noi streghe abbiamo sempre fuoco, che è vita e voglia di muoversi e porta anche bene. Il fuoco purifica, scalda
e rende queste giornate, ultime giornate dell'anno, magiche, e quindi bisogna fare un sacco di riti, un sacco di buoni propositi, porta fortuna per l'anno nuovo. Il fuoco aiuta. E ovviamente la strega sputa fuoco, mangia fuoco non poteva mancare qui a Feltre, durante lo shopping, durante le passeggiate in questo bellissimo centro storico, questa cittadina meravigliosa, proprio per animare e portare bene, fortuna e gioia, e soprattutto augurare ai bimbi di ricevere tantissimi regali. Diceva una bimba, adesso ti fai tutto il giro di tutti i negozi, vedi tutte le cose, segni, fai una lista lunghissima dei regali che vorrai ricevere poi da Babbo Natale e anche dalla Befana, poi, che è mia parente abbastanza alla vicina. In compagnia di Fabio Giudice, che è il direttore artistico di questo Natale 2017 qui a Feltre. Alle nostre spalle chi abbiamo? Abbiamo Seven Gospel, che è un gruppo appunto che arriva da Conegliano. Sono una formazione abbastanza famosa, rinomata nel Triveneto, e quest'anno appunto ci siamo permessi di fare sto azzardo di provare, nonostante le nostre temperature abbastanza prossime allo zero, di provare a offrire alla gente qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto gli anni passati. Avete azzardato anche con tante, hai azzardato con tante altre proposte? Ma sì, diciamo che la sfida è stata quella di preparare degli allestimenti distribuiti per buona parte della città, considerando anche il centro storico, che era un po' di anni che non vedeva, diciamo, delle luminarie dedicate appunto alla parte più nobile, diciamo così, della città. Dopodiché, al di là di quello che sono state le questioni illuminotecniche e scenografiche, abbiamo cercato anche di immettere dei contenuti che coinvolgessero, diciamo, l'aspetto sociale. Quindi abbiamo contattato le scuole, abbiamo avuto modo di relazionarci con i bambini anche di scuole annesse particolari, diciamo, legate più a disabilità, e abbiamo proprio cercato di far sì che la manifestazione portasse a essere abbastanza protagonisti cittadini, e questo, diciamo, era un po' l'obiettivo, ecco. In assoluto, qual è l'immancabile del Natale 2017 secondo il direttore artistico? Ma secondo me non c'è in particolare una serata clou, ci sono delle offerte, diciamo, diverse. Una è appunto quella di questa sera, che è un pilastro, poi ci sarà un concerto rock con le Pink Armada, che è un gruppo rinomato. So che può essere un pochettino così trasgressivo per un Natale fare una formazione rock, però è anche vero che noi abbiamo un tessuto dove dobbiamo considerare anche i giovani e loro, diciamo, le tipologie più affini alle loro caratteristiche. Insomma, un concerto rock non è una discoteca, però è una parte della nostra cultura. Perciò loro faranno delle cover di Led Zeppelin, di Purple, cose che ormai ascoltavano i nostri genitori, insomma, anche. E per i più tradizionalisti un presepe? Allora, per i più tradizionalisti appunto è previsto questo presepe vivente. Abbiamo coinvolto la Pastorale, che è sto gruppo di giovani che si sono subito entusiasmati, e insomma speriamo di riuscire, nonostante le temperature e soprattutto con le questioni meteorologiche, di mettere in piedi questo bel evento, che è un primo intervento, una novità, insomma, ecco, una roba che non abbiamo mai fatto, è tutto in via sperimentale, però stiamo mettendo un po' delle radici, insomma, in qualche cosa di nuovo, coinvolgendo la gente della città. Vi salutiamo da Feltre invitandovi a passare il vostro Natale proprio qui con noi. Fabio Giudice e Alessia Dall'O, ciao!